Cosa mi aspetto? Mi aspetto insomma, che proviamo a fare una partita di intensità per quelle che sono le caratteristiche che abbiamo in questo momento, chiaramente di emergenza, per il più lungo tempo possibile, perché a Reggio Emilia abbiamo giocato comunque una partita positiva per 25-27 minuti e dopo insomma siamo un po' siamo crollati. Chiaro, magari cercare di, appunto perché siamo in emergenza, di fare sia una breve intensità e di riuscire a limitare quelli che sono stati magari forzature oppure palle perse in momenti importanti, in modo tale da anche salvare un po' lo sforzo che stiamo facendo. Il nostro gioco è un gioco dispendioso, è chiaro che questo è un dato di fatto. E paradossalmente aver tenuto testa in quel momento lì è stata una buona cosa, la sfortuna è stata che comunque sono sempre stati attaccati a noi, perché magari se fossimo riusciti ad andare qualche punto sopra poi potevamo provare un minimo a gestire. Chiaramente a Reggio è un campo difficile, poi io vado in campo e cerco di fare quello che è l'allenatore e cercare di fare quello che serve alla squadra in quel momento. I discorsi, chiaramente sono un giocatore che ha responsabilità e tende a prendersi la responsabilità quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene. Penso che questo ruolo di leadership sia un discorso di più marginale, che viene magari etichettato da altre persone, no? O comunque riconosciuto dai compagni, non una autocandidatura